La verità è che fa un caldo micidiale. Io pensavo di prendere il sole oggi, ci sono 41 gradi, poco vento, dicono che domani ce ne sarà di più. Quindi per noi è un problema perché fa tanto caldo, però il problema vero è per chi sta girando adesso, i piloti della KF3 che stanno facendo le manche, che insomma con un asfalto di recente riverniciato, e poi dopo vedremo domani, vediamo nel prossimo video, scusate, la questione asfalto, comunque un asfalto ancora più nero che attira caldo e una temperatura veramente incredibile, nonostante comunque quella della pioggia sembra essere stata una costante per le ultime gare WSK, in cui comunque in tutte le prove di Master e Euro Series c'è stata la pioggia ad accompagnare i piloti. Ma parliamo di quello che è successo oggi in pista con le qualifiche. In KF3 c'è primo Dorian Boccolacci con Max Verstappen, terzo, secondo George Russell, poi in KF2 Francisco Abreu in prima posizione dopo il trionfale weekend di Portimao delle Euro Series, Christian Sorensen secondo, terzo Igor Ouzev. Poi in KF1 primo chi se non il solito Nyck de Vries, seguito da Alexander Albon. Terzo in secondo, mamma mia anche il vento ci voleva, mentre primo in KZ1 Rick Dresden, seguito da Marco Ardigoi. In KZ2 primo è Douglas Lundberg. Adesso diamo spazio alle manche, noi vi costringiamo a collegarvi su tcar.it per il prossimo video tra un paio d'ore per la questione pista. Intanto noi ci godiamo il sole per la terza prova della WSK Euro Series qui da Muro Lecce.